se questo video fa 1000 like, tanto non ci arrivate. Mi compro la planetaria nuova. Bartolomeo, io gli ho sempre detto che sei il lievito della Madonna, un lievito forte che fai delle gran focacce. Adesso non fare il timido. Ma che bello che sei, puoi farti vedere. È un po' timido. Ci sei? Va bene? Signori, ecco voi Bartolomeo. Boys, buongiorno e bentornati in questa video ricetta, bentornati nella mia cucina. Oggi faremo un esperimento. Voglio farvi vedere la focaccia che ho fatto l'altra sera, che dirvi che mi ha sorpreso è dire poco. Il protagonista principale è proprio lui, Bartolomeo. Allora signori, l'altro giorno guardando online, guardando sui vari siti internet, sono incappato in un articolo che parlava appunto di rinfreschi di lievito madre e come utilizzare il lievito madre o l'esubero del lievito madre. Apro e chiudo parentesi, se vi possono interessare video su come farlo, come l'ho fatto io, come lo gestisco io il mio lievito madre, mi fate sapere qua sotto se vi possono interessare come io gestisco il mio lievito madre, come ho imparato a farlo, possiamo fare un video dove lo facciamo insieme, eccetera eccetera eccetera. Se vi può interessare me lo scrivete qui sotto e una volta che siete qui sotto spolliciate e vi iscrivete accendendo la campanella per non perdervi i prossimi video. La ricetta cosa diceva? Diceva che per andare a fare il rinfresco, solitamente quando si fa il rinfresco di questo prodotto, io ce l'avevo in frigo, lo faccio acclimatare un'oretta, un'oretta e mezza a temperatura ambiente, prendo la parte interna e se non gli ho fatto il bagnetto, adesso vi spiego che cos'è, lo vado a rinfrescare con, avendo un lievito madre solido, tanta farina quanto ho preso della madre e la metà del peso dell'acqua, quindi 100 g di lievito, 100 g di farina, meglio se la stessa con cui abbiamo creato, rinfrescato e alimentato il nostro lievito, e 50 di acqua a temperatura ambiente. E l'articolo cosa diceva? Quando andiamo a fare una focaccia, al posto che andare a rinfrescare il nostro lievito, fare la procedura che vi ho detto, farlo raddoppiare e utilizzarlo, fare una procedura che anche quando eravamo in accademia, quando eravamo a scuola, l'ho sentita nominare, ovvero montare il lievito con la frusta. Io questo qua oggi devo fargli il rinfresco. Tiro via la parte esterna, questa più alta, che è la parte diciamo più esposta alle impurità, più acida del nostro impasto, e la buttiamo, non la utilizziamo. Tagliamo il nostro lievito a fette e lo rimettiamo all'interno. Una volta fatto questo, gli facciamo il bagnetto, ovvero in base alla situazione in cui è il nostro lievito. Comunque, se prendiamo il nostro lievito fa odore di acido, bisogna di un rinfresco per togliere delle impurità. Se noi andassimo a fare un pane, un prodotto direttamente con questo lievito, uno magari non avrebbe la stessa spinta che potrebbe avere il lievito dopo aver fatto il bagnetto. Punto numero due, potremmo sentire queste note di acido che, ok, possiamo volerle ricercare nel nostro impasto, però se sono troppo aggressive rischiano di rovinare, alterare il prodotto. Gli facciamo appunto un bagnetto in acqua calda, in acqua che va sui 35-40 gradi circa, al 2% di zucchero. Cosa vuol dire? Vado a mettere 2 litri d'acqua, gli vado a mettere il 2% di zucchero, 39 gradi e 6, sono 800 ml d'acqua. Andiamo a sciogliere all'interno 1,6 grammi, quasi 2 grammi circa di zucchero, e lo lasciamo a bagno per 20-25 minuti circa. Allora, passati i nostri 20 minuti, 25 minuti, abbiamo qua il nostro lievito. Andremo a fare 500 g di impasto e andremo a utilizzare indicativamente il 30% del peso in lievito. Quindi andiamo a usare 150 g del nostro lievito madre. Andiamo a strizzare leggermente e a mettere all'interno 150 g di lievito. Chi non ha lievito madre, come fare? Mi sono dimenticato nel dirlo nel video. Si può fare tranquillamente una biga. Io farei 150 g di biga, dove andiamo a fare 100 g di farina, meglio una farina a lunga lievitazione, trovate scritto W260, 50 g di acqua, 1,5 grammi di lievito, andate a impastare finché non ottenete un composto slegato, coprite con pellicola e fate fermentare al fresco, tipo in garage, in cantina, comunque a 10 gradi circa, per 12-14 ore. Una volta che sarà pronto, andiamo a sciogliere con l'acqua nello stesso modo con la frusta, aggiungiamo le farine, aggiungiamo il resto e impastiamo. 1 grammo di lievito di birra e andiamo ad aggiungere 5 grammi di malto d'orzo o miele. Versiamo 200 ml di acqua, quindi metà dell'acqua totale, e con la frusta andiamo praticamente a montarlo. Una volta ottenuto una crema liscia, gli andiamo ad aggiungere le farine, poi partiamo con l'altra acqua, l'autolisi, eccetera 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 eccetera. Una volta ottenuto una vera e propria crema, andiamo ad aggiungere le nostre farine. Allora, vado ad aggiungere 400 g di farina W260, 50 g di farina di farro e 50 g di semola rimacinata. Riportiamo sotto, ma a sto giro cominciamo a lavorare con il gancio. Qua
abbiamo altri 200 ml d'acqua, gliene andiamo ad aggiungere circa 100 ml. E una volta che tutta la farina sarà chiamata in causa, diciamo, che non avremo un composto legato, spegniamo e facciamo riposare mezz'ora, gli diamo mezz'ora di autolisi. Quando avremo un composto che ha chiamato tutta la farina, ma se noi tiriamo, vedete, straccerà, spegniamo la macchina, lasciamo riposare mezz'ora. Allora, è passata indicativamente una mezz'oretta che il nostro impasto è rimasto qua fermo in macchina. Adesso ricominciamo a lavorare aggiungendo a filo l'acqua. Andiamo ad aggiungere il goccio successivo quando il precedente sarà assorbito e la base del boccale tornerà a essere pulita. Vedete? Quando quella parte lì a fianco sarà assorbita e cambierà anche il rumore, aggiungiamo l'altra. Questa forse è la parte più importante, perché dobbiamo far lavorare stando attenti a non smontare, ma bensì creare una bella maglia. Poca acqua alla volta, mettendo un goccino alla volta. Questa qua è la procedura più lunga, ci vorrà indicativamente un 8-10 minuti di lavorazione. Una volta fatto questo avremo un bel panetto, bello liscio, bello uniforme, bello elastico. Giri di piega e via al passaggio successivo. Il sale, quando lo andiamo a introdurre? Lo andiamo a introdurre quando il nostro liquido sarà ben protetto, quando saremo indicativamente a metà circa dell'acqua, quindi sarà ben partito, aggiungiamo il sale e continuiamo con l'introduzione. Assorbe tutto il liquido e adesso che siamo in metà acqua entriamo con i 15-20 grammi di sale circa. Vedete, qualche goccia alla volta dovete mettere di acqua. Se gliene mettete poca, lui non si affoga, l'assorbe immediatamente, vedete, doppia goccia, goccia goccia, lui se l'assorbe immediatamente e non rischiamo di rovinare la maglia. E poi ci terrei a farvi vedere questo modello di planetaria, unica al mondo. Io l'accendo in cucina, guarda, lei è indipendente. Prende, si fa il caffè, va, guarda, c'ha sete, ci beve l'acqua, deve andare in bagno, se ne va a pisciare, è indipendente. Adesso mi butta giù il caffè. Se questo video fa 1000 like, tanto non ci arrivate, mi compro la planetaria nuova. Non me ne faccio un caso che questa funziona, ma se questo video arriva a 1000 like, io mi compro la planetaria che sta ferma sul posto, che non è indipendente, non prende e se ne va. La nostra planetaria se ne continua ad andare a fine. Finiamo di aggiungere l'acqua e una volta aggiunta tutta aggiungiamo un cucchiaino d'olio, non per arricchire l'impasto ma per ungerlo, in modo che noi riusciamo a spostarlo sul nostro piano, fargli i giri di pieghe. Questo è l'ultimo goccio, io non ne ho più. Una volta che mi assorbe questa velocità al massimo, la faccio incordare come si deve. Questo passaggio chiaramente c'è tutta la fase precedente, quindi l'impasto è già bello incordato, non dobbiamo incordarlo, non abbiamo acqua persa nel boccale, quindi l'impasto è già tecnicamente chiuso. Sentite? Quando schiaffa così vuol dire che ci siamo. Velocità massima. Questi schiaffi gli danno una gran forza. L'impasto è sempre attaccato. Abbassiamo un filo d'olio. E l'impasto se lo chiama sotto e si stacca dalle pareti. Via sul piano. Aggiungiamo leggermente le mani anche noi. Vedete, nonostante sia all'80, già con due giri di pieghe noi l'abbiamo chiuso. Pirofila unta. Ungiamo anche sopra, perché se quando cresce va in contatto con la pellicola, giustamente si attacca e poi rischiamo di rovinare l'impasto. Adesso non lo portiamo direttamente in frigo. Lasciamo l'impasto a temperatura ambiente almeno un paio d'ore. Non vi dico che deve raddoppiare, ma poco meno. Tempo fa parlavo con un panettiere, mi ha detto che la prima lievitazione è la più importante, quindi noi la facciamo arrivare vicino al raddoppio. Quindi io adesso vi farò vedere quando la dovrò introdurre. Secondo me sono le 6:20, non prima delle 8. Secondo me io lo metto in frigo, l'impasto cresce. Una volta che l'impasto sarà cresciuto, via in frigo a 4 gradi per 16, 18, 20 ore, 22 ore circa. Passate le 22 ore e vi dirò cosa dobbiamo fare. Ci vediamo tra due ore e mezza circa. A dopo. Allora signori, come potete vedere, dopo due ore circa il nostro impasto è raddoppiato. Io mi sto allenando. Lo lasciamo in frigo per 22 ore circa. Tra 22 ore ci vediamo e vi racconto la fase successiva. Vado a finire. Focaccia. Giorno 2. Allora signori, passati mi andrò a tagliare questi capelli, ve lo giuro. Passate indicativamente 20 ore, 21 ore, il nostro impasto, come potete vedere, è ben raddoppiato, è ben lievitato ed è ben fermentato. Adesso le lavorazioni da fare sono due. La prima, lasciarlo a temperatura ambiente
per un'oretta. Si deve riprendere, si deve acclimatare, deve andare su di temperatura, deve andare un po' a temperatura ambiente. Una volta acclimatato, lo faremo un giro di pieghe, lo metteremo sul tavolo, gli andremo a fare una preforma e lo lasceremo riposare nuovamente. Mentre lui riposa un'altra oretta a temperatura ambiente, noi accendiamo il nostro forno. A quanto, per quanto? Lo dovremo andare ad accendere in base al forno che avete, quanto è potente. Io il mio, come vado a formare questo, lo devo accendere. Quindi un'oretta di tempo gliela devo dare, perché non è un forno chissà quanto potente e perché si deve scaldare. Un grande consiglio che vi do è quello di comprare la pietra refrattaria. Io vi metto il link della mia pietra refrattaria, l'ho pagata poco, lo trovate anche nei negozi che vendono roba per la casa, ed è un qualcosa che vi svolta questo mondo qua, il mondo della panificazione, o comunque vi fa sembrare questi prodotti il più reali e il più professionali possibili, con un investimento di 20-25 euro. Accendete il vostro forno a 250 gradi e andremo a cuocere la nostra focaccia direttamente sulla pietra, aiutandoci con della carta forno e aiutandoci, se ce l'avete, con una palla da pizza, se no vi faccio vedere come fare. Passata un'oretta e la nostra meraviglia che si è acclimatata, cominciamo a fare le pieghe. Sporchiamo il piano con della semola abbondante, tanto poi la andiamo a setacciare e la riutilizziamo. Con l'aiuto di un tarocco, di un leccapentole, andiamo a staccarla delicatamente. Vedete, l'averunto, l'impasto e la terina ci aiuta tremendamente. Allora, l'andiamo ad allargare ottenendo tipo un rettangolo. Vedete, già quando riposa un attimo diventa molto più lavorabile. Altre bolle. Andiamo ad allargare e l'andiamo a chiudere così. Pinziamo al centro. Facciamo lo stesso con l'altro lato, andando, vedete, a pinzare l'attaccatura. La giriamo per la parte lunga e andiamo a rincalzare la parte qua, l'estremo. Prendiamo un foglio di carta forno e andiamo a trasferire il nostro impasto sulla carta forno. Lo lasciamo riposare un attimo e vedete che adesso, man mano che riposa, noi riusciamo ad allargarlo. Man mano che riposa diventa sempre più morbido e noi riusciamo, vedete, già ad allargarlo. Accendiamo il forno, modalità sopra e sotto. Io in questo forno qua ce l'ho solo ventilato a 250 gradi per un'oretta circa. Si deve scaldare bene la camera e, come vi ho detto, si deve scaldare bene la pietra, perché sarà il nostro conduttore di cottura. Ci vediamo tra un po'. Passo numero 2. Mettiamo la nostra passata Cirio, polpa finissima, la migliore in commercio. Ma è vero, ne avevo altre in casa. Una pizzicata di origano, rigorosamente di giù, quello dentro il boccaccio, che voi sapete chiamarsi boccaccio perché niente, ci sta una poesia qua. È della mia vita che dovevo giocarmi sta battuta. Non è profumo. Altro passaggio fondamentale: andiamo delle mozzarelle, fiore di latte, le andiamo chiaramente a sgocciolare del suo siero, e una volta fatto ciò le andiamo a tagliare barra rompere con le mani, perché sennò in cottura andranno a bagnarci l'impasto. Le andiamo a rompere, le lasciamo qua con la pasta, così intanto loro scolano, e teniamo da parte. Allora, facciamo la tecnica per chi non ha una palla da pizza in casa. Utilizziamo una teglia, portiamo la teglia sulla nostra focaccia, cioè portiamo la focaccia sulla nostra teglia, andiamo a condire. Chiudiamo. Adesso ci piazziamo qui, fermi, facendoci segno della croce, sperando che cresca. Stai riuscendo poi? Allora, facciamo cuocere 10-12 minuti, 180 gradi, altrettanto indicativamente, dipende sempre dalla potenza del forno, deve essere ben dorata e sotto ben dorata, mettendo la mozzarella un paio di minuti circa dalla fine. La mozzarella non deve fare quella crosticina su che si brucia, ma deve essere bella finante, bella morbida. Tagliere già pronto? Apriamo le forbici, facciamo una dritta. Ah, che bella! Io ho girato la pizza, gli ho lasciato altri 6 minuti, adesso vado a mettere la mozzarella. Essendo abile a non bruciarmi, 100-100 mi brucio, non taglierò niente di questa parte. Se mi brucio partono le noda, si sentiranno, ve lo dico, stanno per arrivare, quasi. Chiudiamo, altri 2 minuti e, signori miei, mi sono bruciato. Io come cavolo faccio andare ad allenarmi adesso? Sono caverne, non sono alveoli.
È un viaggio. Sotto è ben dorata, è ben sviluppata, è una bomba. Occhio che la mozzarella brucia. Non sorridevo così da quando non facevo l'amore. Sembra la pizza che ci portava a scuola, alle superiori, il calzone. Cottura totale, forno caldo, 250 gradi, con pietra all'interno. Non avete la pietra, non volete comprarla? Potete provare, non viene uguale, ma potrebbe venire un qualcosa di valido con questa qua. Questa qua è la classica teglia, quella nera, che noi abbiamo utilizzato per infornare, che trovate all'interno del forno. Quella lì cosa fa? In camera tanto calore. Io tutte le volte che cuocio con quella teglia lì mi si brucia sotto, perché scalda e mi frega. Potete provare a fare lo stesso gioco, nel senso che mettete la placca a scaldare, la fate scaldare per bene e fate lo stesso lavoro. Io ho fatto su pietra refrattaria 12 minuti, l'ho girata 10 minuti, mozzarella, quando sotto era ben dorata. Raga, ma serio? Cioè, non mi veniva sta pizza neanche nel forno di là a gas. È spaziale. Asciutta, morbida. È spaziale. Guarda che caverne. Chapeau al mio Bartolomeo perché ha fatto un gran lavoro. Mi faccio un caffè, mi vado ad allenare. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato anche quest'oggi. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale accendendo la campanella. È importante, raga. Iscrivetevi al canale. Se il canale prende piede, se vedo che c'è supporto, se vedo che c'è sostegno, vedo che interagite, vedo che vi piacciono i contenuti, mi conosco e sono sempre pronto a fare sempre, cercare sempre di portare un qualcosa in più. Quindi per voi non vuol dire niente, per me vuol dire tanto. Iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate dicendomi se la fate, se vi è venuta voglia di farla. Se non avete il lievito madre, cioè fatta con il lievito madre, viene così. Se non avete il lievito madre, vi metto qui sotto in descrizione i sostituti, come poter fare con la biga o volendo come poter fare con un pulish, per provare di replicarla. Non vi garantisco che il risultato sia lo stesso, perché Bartolomeo è Bartolomeo. Noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Statemi bene, ciao.